E ciao a tutti. Oggi incomincio le pulizie in lavanderia perché ne ha proprio bisogno. Pensavo di incominciare le pulizie delle camere, ma visto che le giornate sono brutte, cioè un giorno piove, un giorno c'è freddo, perché c'è freddo alla fine? Io sto ancora con la felpa e incominciare le pulizie di primavera mi sembra un po' prestino, ecco, speriamo che la prossima settimana vieni un po' più caldo. Comunque le mie pulizie, oggi ho pensato di incominciare con lavanderia. Intanto ci do l'aspirapolvere dappertutto, l'ho dato anche in camere dappertutto l'aspirapolvere, però ve la faccio vedere solo qua, ecco. In queste pulizie qua, ragazze, io ci ho messo 2 ore. Alla fine la lavanderia è piccolissima, però a pulire tutto bene a modo ho passato 2 ore in lavanderia oggi. Però almeno sono soddisfatta. Adesso ve la faccio vedere tutto. Qua i spazi sono piccolissimi, infatti faccio fatica anche a riprendere, perché non ci sta né fotocamera né treppiedi qua, in qualche modo qualcosa ho ripreso, ecco. E qua ad esempio di dietro lavatrice sto dando l'aspirapolvere perché anche qua si accumula tantissima polvere. Io allora dopo ho incominciato con le pareti a dare un po' con questo qua da spolverare un po', ecco, non so come si chiama questa scopa qua, ecco. E così ci ho dato un pochettino, anche se c'era un po' di ragnatele, ecco, lì di dietro dove c'è il tubo c'era anche una ragnatela, e così ho pulito tutto. Mi preparo una vaschetta con l'acqua e candeggina delicata e incomincio a pulire proprio lì sopra dove ci sono i tubi e c'è uno sporco che non vi dico. E ho pulito benissimo, ecco, dopo vi faccio vedere. E lì, vedete lì in angolo, invece lì in angolo c'è anche un po' di... Con umidità si è creata la muffa, proprio lì in angolino. Ho spruzzato un po' di candeggina per quel un po' di muffa che c'era, si è schiarito e poi l'ho rispruzzato un altro un po' di candeggina che così dopo si è schiarito quasi del tutto. Vado a cambiare molto spesso l'acqua perché si sporca subito e dopo faccio una parete alla volta, come vedete. Prima incomincio da lì e pulisco per bene anche tutte le piastrelle, più che altro lì sopra le piastrelle che si accumula tutta la polvere, ecco.
Dopo che ho pulito una parete, invece passo sotto lavandino. Qua non è che c'è sporchissima, però un po' di polvere c'è sempre. Ecco, oggi ho detto pulisco tutto bene a modo, così sarà più pulito, ecco. E pulisco, cioè più che altro lavo anche gli attrezzi perché un po' di polvere si accumula sempre, anche se ogni tanto passo un po' con lo straccio, però oggi li lavo bene a modo tutto quanto, ecco. Poi passo all'altra parete a pulire sempre le piastrelle, sempre con candeggina delicata.
Dietro lavatrice pulisco anche tutto dietro lavatrice, ma pulisco anche tutti i tubicini, tutto quanto, ecco. Voglio dare proprio una bella pulita oggi. E dietro quell'armadio lì c'è un po' di spazio, allora anche lì la polvere si accumula, ragazzi. Ho preso la scopa, il manico della scopa, ci ho messo il mio straccio in microfibra e poi dopo l'ho pulito anche lì di dietro, ecco, perché in un altro modo non saprei come fare. E qui sopra invece tengo tutte le cose che praticamente non le uso, sono alcuni asciugamani che non le uso, allora li tengo lì sopra, però già che ci sono pulisco anche lì, anche se non c'era tanta polvere, però un pochettino si accumula sempre, ecco. Da questa parte qua invece tengo tutti i miei tappetini, ci sono quelli di bagno e anche quelli di cucina. Dico armadio, ma non è un armadio, ragazze, sono tre comò che l'avevo comprato a Lidl per poco tempo, per poco, cioè il prezzo era, non mi ricordo cosa costava, forse 60 euro. L'abbiamo comprato tre mobiletti, l'abbiamo messo uno sopra l'altro, l'uno tra l'altro abbiamo dovuto tagliare un pochettino perché era molto alto e così è venuto un bel armadio capiente. Qualcuno mi chiede sempre dei guanti, ragazzi, dei guanti ne ho, vedete, ce l'ho anche Spontex, ce l'ho un po' di tutto, ma prima finisco di usare questi qua che sono aperti. Organizzo meglio tutto quanto, tipo le creme, metto dall'altra parte e qua sono tutte le cose che tengo di scorta, ecco. Niente, dopo pulisco anche tutto dentro l'armadio, metto tutto bene a posto oggi e niente, niente, niente di che, ecco ragazze.
Da questa parte qua tengo tutti asciugamani, che quelli che usiamo spesso, li metto un po' a modo anche quelli lì. Qui sotto invece ho delle scarpe, però intanto non le cambio, visto che il tempo è ancora brutto, do una pulita veloce, però anche qua sarà da cambiare le scarpe perché ho ancora alcuni stivaletti che ormai non li metto più, però anche a tirarli via da qua mi sembra un po' presto perché c'è freddo fuori. Il mio video quasi finito, ragazzi, spero che anche oggi vi ho fatto un po' di compagnia. Se vi piace il video lasciatemi almeno un like e niente ragazzi, alla prossima, ciao ciao a tutti.